In questo video vi parlo delle aree e dei perimetri delle figure geometriche piane. Facciamo quindi un breve, veloce riassunto e oggi la novità è che ho anche un assistente che mi può aiutare. La prima figura che andiamo a vedere è il quadrato. Il quadrato ha quattro lati uguali. La caratteristica quindi è quattro lati uguali e quattro angoli retti. Quindi passo la parola alla mia assistente che ci spiega che cos'è il perimetro e come si calcola. Per calcolare il perimetro bisogna fare L per 4, perché il quadrato ha 4 lati uguali. Invece il perimetro è il contorno di una figura piana in questo caso, che delimita lo spazio della figura. Per calcolare invece l'area si fa L alla seconda, perché avendo tutti i lati uguali si fa L per L e così troviamo Che l'area. cos'è l'area? L'area è lo spazio all'interno del perimetro, cioè il contorno della figura. Se voglio calcolare il lato? Si fa area, radice dell'area. Altra figura, andiamo a vedere, una figura ancora più semplice, con solo tre lati, si chiama triangolo. Il triangolo ha tre lati e possono essere uguali o diversi. Io per fare la formula più generica possibile, anche se diciamo in figura li vedete uguali, li ho scritti come se fossero diversi per avere una formula generale. Quindi, se il triangolo ha due lati uguali, si chiama. Isoscele. Se ha tutti e tre i lati uguali, e Equilatro. invece se sono tutti diversi. Scaleno. Bene, e il perimetro come si calcola? Il perimetro si calcola formando tutti e tre i lati, diversi o uguali, però se fosse un triangolo equilatero con tutti e tre i lati uguali, bisognerebbe fare L per 3, come per il quadrato, ma togliendo un lato. Per calcolare invece l'area si deve fare base per altezza diviso 2. In questo caso la base l'abbiamo scritta L2, L2. Per calcolare invece le formule inverse, tipo la base, si fa area per 2 diviso altezza o, per calcolare l'altezza, area per 2 diviso base, perché ciò che nella formula principale si moltiplica nella formula Nell'altra formula si divide. La formula inversa si divide. Ma che cos'è l'altezza? L'altezza è perpendicolare alla base in un triangolo e coincide con il vertice opposto alla base a cui è perpendicolare. Quante altezze ha un triangolo? 3, perché ci sono 3 lati. Quindi noi possiamo farla perpendicolare a ogni lato che congiunge il vertice Opposto. opposto. Altra figura molto basilare è il rettangolo. Il rettangolo è molto simile al quadrato, ma ha la differenza che i lati sono uguali 2 a 2, quattro angoli retti, e qua i lati li ho chiamati H e B. Quindi come si calcola il perimetro? Per calcolare il perimetro si fa base più altezza per 2. Invece l'area. L'area si calcola base per altezza e invece le formule inverse si fa area diviso altezza se vogliamo calcolare la base o area diviso base per calcolare l'altezza. Altra figura geometrica che andiamo a esaminare oggi è il trapezio. Questa diciamo che è una figura un po' più complessa rispetto alle altre. Perché è più complessa? Perché ha due basi, una base più grande che si chiama base maggiore e una base più piccola che si chiama base minore. La caratteristica delle due basi è che sono parallele tra di loro e il segmento che congiunge, il segmento, quindi la distanza, diciamo, tra queste due rette parallele. Si indica con H e H è l'altezza del mio trapezio. Il trapezio, vi faccio notare che sì, l'altezza potrebbe essere anche esterna. Il trapezio ha anche due lati obliqui.
che possono essere uguali o diversi. Se i lati obliqui sono uguali, come si chiama il trapezio? Isoscele. Isoscele. E come si calcola il perimetro del trapezio? Il perimetro si calcola sommando la base maggiore e la base minore e i due lati obliqui. Se fosse un rettangolo, invece, un lato sarebbe, se fosse il trapezio rettangolo, sarebbe un lato obliquo e uno dritto. Per calcolare l'area, invece, si somma la base maggiore più la base minore per l'altezza e si fa diviso 2. Per calcolare invece le formule inverse, tipo la base minore, si fa area per 2 diviso altezza, sottraendo poi la base maggiore, contrario se fosse la base minore a essere sottratta. Per calcolare l'altezza invece si fa area per 2 diviso la somma della base maggiore e la base minore. Come vedete qua le formule sono un po' più complesse. Vi consiglio sempre di scriverle in un quaderno e tenerle sempre sotto mano quando fate gli esercizi. Altra figura molto semplice che assomiglia al rettangolo è il parallelogramma. Il parallelogramma ha i lati opposti, paralleli e uguali. Anche qui la distanza tra i lati opposti si chiama altezza. Per calcolare, il perimetro si fa. Si fa come per il rettangolo, a lato 1 più lato 2 per 2. E si può anche notare che il parallelogramma potrebbe sembrare un rettangolo schiacciato. Qual è la differenza tra il parallelogramma e il rettangolo? Che il parallelogramma ha due lati obliqui. E quindi gli angoli come sono? Gli angoli sono uguali 2 a 2. E qual è la differenza con il rettangolo? Che il rettangolo ha tutti i lati retti. Gli angoli retti. Gli angoli retti. Ok, e l'area come si calcola? L'area si calcola in base per altezza, come per il rettangolo, solo che in questo caso la base è L2. Per fare invece le formule inverse, area diviso altezza per la base e area diviso base per l'altezza. Ultima figura che guardiamo in questo video è il rombo. Il rombo, diciamo che è una figura un po' più complessa, ma non più di tanto, perché ha quattro lati uguali e gli angoli uguali a 2 a 2. E introduciamo il concetto di diagonale. Diagonale è il segmento che congiunge i vertici opposti. Nel rombo possiamo dividere due diagonali, diagonale maggiore e diagonale minore. E vi faccio notare che il rombo da queste diagonali viene diviso in quattro parti uguali e le diagonali si incrociano in quattro angoli retti, formando quattro angoli retti. Come si calcola il perimetro del rombo? Si fa L per 4, come per il quadrato. Per calcolare invece l'area è un po' diversa da quella del quadrato, perché si fa diagonale maggiore per diagonali minori diviso 2. Con le formule inverse, invece, per calcolare la diagonale minore si fa 2 per area diviso diagonale maggiore, o al contrario. Se il video vi è piaciuto mettete un like e se avete dei dubbi, dei consigli o volete risentire la mia assistente potete scriverlo nei commenti o mandare una mail a dispensedimatematica@gmail.com. Potete anche mandare degli esercizi da risolvere oppure dei suggerimenti. Ovviamente questo non è un video esaustivo, ci saranno altri video sia sulle figure che abbiamo visto sia su altre figure geometriche piane che non abbiamo ancora trattato.